cittadina di cui è sindaco Alessandro Fagioli. Grazie dottor Maputi, buongiorno assessore, buongiorno Rincoldani. È un onore e un piacere essere qui in questa sede prestigiosa per rappresentare la città di Saronno. Questa prima assoluta per Saronno nell'avere la storica corsa della prima regina è ovviamente un'emozione, e voglio che questa emozione possa essere trasmessa a tutta la città e soprattutto perché nel 2016 Saronno è stata insignita del titolo di città europea dello sport. Questo ovviamente grazie alle numerosissime associazioni e società sportive che operano sulla nostra città. Saronno negli ultimi anni non ha avuto modo di eccellere per gli sport principali, quale può essere il calcio, però abbiamo diversi sport che sono considerati minori, quali il softball piuttosto che il football, dove Saronno è all'avanguardia ed è primeggia nei campionati nazionali ed europei. Ovviamente non sto qui a citare tutte le altre associazioni sportive perché altrimenti diventa veramente una lista lunghissima, però ovviamente il merito di questo titolo va a loro. L'altro motivo è proprio quello che già Renzo accennava, è rimarcare la volontà di una Saronno che vuole rimanere legata all'ambiente economico, sociale e politico della città di Varese. Negli anni passati c'è stato un forte dibattito sul fatto di vedere Saronno o rimanere in provincia di Varese o trasferirsi da un punto di vista amministrativo sotto città metropolitana. Questo quindi per la nostra amministrazione è anche un segnale politico. E ovviamente a Saronno esiste la società sportiva del pedale saronnese che negli anni ha, come dire, preparato e sfornato diversi campioni, tra quali Volpi e Chiappucci, giusto per citare quelli i due che sono più conosciuti. Quindi una volontà anche di portare l'immagine di Saronno nel mondo attraverso ovviamente le riprese televisive e dare la bontà di quello che è Saronno. Una città laboriosa, una città dove si fa tanto sport, è una città che vuole dare un'immagine di sé all'interno del provincia di Varese, all'interno della regione Lombardia, ma all'interno anche di un contesto più ampio. Perché comunque Saronno può essere considerata anche un punto base per promuovere il turismo in tutta la regione. Quindi io ringrazio i rappresentanti della mia giunta, abbiamo qui la vice sindaco Pierangela Vanzulli e l'assessore dello sport Gian Piero Guaglianone. E di questo devo dire, c'è anche un fatto un po' sentimentale. Da bambino i miei genitori mi portavano a vedere la Trevalli Varesine, a Varese o comunque nei luoghi dove c'era l'arrivo, e vedere campioni quali Moser e Saronni è una cosa che rimane nel cuore. E vorrei che i bambini e le bambine saronnesi possano vivere le stesse emozioni legate allo sport in un evento così importante. Io ringrazio nuovamente Renzo Dani e la Regione per questa opportunità, e viva lo sport e viva il ciclismo.